del boccino, 3,5 secondi. Priscilla Corvo Nero, medievale, date sconosciute, cofondatrice di Howards, diede il suo nome a una delle 4 case. Tosca Tasso Rosso, medievale, date sconosciute, cofondatrice di Howards, diede il suo nome a una delle 4 case. Bertie Bott, 1935, ancora in vita, inventrice delle gelatine Tutti Gusti più uno. Ignazia Wildsmith, 1227-1320, la strega che inventò la polvere volante. Salazar Serpeverde, medievale, date sconosciute, cofondatore di Howards, diede il suo nome a una delle 4 case. Edgar Strulger, 1703-1798, inventore dello spioscopio. Godric Grifondoro, medievale, date sconosciute, cofondatore di Howards, diede il suo nome a una delle 4 case. Cassandra Bablatsky, 1894-1997, celebre veggente e autrice del libro Svelare il futuro. Bowman Wright, 1492-1560, famoso per aver sviluppato il boccino d'oro. Newt Scamandro, 1897, ancora in vita, celebre autore di Gli animali fantastici, dove trovarli. Fata Morgana, medievale, date sconosciute, sorellastra di Re Artù, strega del male e nemica di Merlino. Derwent Shimpling, 1912, ancora in vita, mangiò un intero vaso di tentacoli velenosi per scommessa e sopravvisse, anche se ancora oggi è rimasto color porpora. Agrippa, 1486-1535, celebre mago incarcerato dai babbani a causa dei suoi testi. Merlino, medievale, date sconosciute, il mago più celebre di tutti i tempi, conosciuto anche come il principe degli incantatori, membro della corte di Re Artù. Incendio! Harry fu salvato appena in tempo da un centauro, Fiorenzo, e sulla sua groppa cavalcò finché non fu al sicuro. Fiorenzo spiegò che il sangue di unicorno ha il potere di mantenere in vita chi è a un passo dalla morte. Harry capì che la figura incappucciata che aveva visto nella radura
altri non era se non colui che non deve essere nominato, Voldemort. Hai corso un brutto pericolo, Harry. Una creatura che uccide un unicorno e beve il suo sangue deve essere evitata a qualsiasi costo. Se si trattava di voglio dire, colui che non deve essere nominato, allora ti conviene stare in guardia. È un nemico molto pericoloso. Ho un regalo per te, Harry. L'ho fatto io stesso. Su alcune creature la musica ha un effetto molto rilassante. Se suoni la melodia giusta, potresti anche riuscire a farle addormentare. Ricordo questo motivo che suonavo sempre al mio Fuffi. Prova a suonarla al Barbagianni di cui mi sono preso cura. Ha bisogno di dormire. Veloce come la luce. Spero che con Fuffi sia altrettanto facile. Ora ti conviene tornare alle tue lezioni. Grazie ancora, Harry. Sei un vero amico. Ho condotto qualche ricerca su Nicholas Flamel, il mago di cui ha parlato Hagrid. È il creatore della pietra filosofale. Pare che sia in grado di garantire la vita eterna. Se si trova qui, è probabile che Piton stia cercando di impadronirsene. Si mormora che sia coinvolto anche Tuseiki. Dobbiamo trovare un modo per eludere la sorveglianza di Fuffi. Credo che la pietra sia nascosta proprio lì. Io e Ron ti raggiungeremo al terzo piano, vicino al passaggio che porta da Fuffi. Dobbiamo trovare la pietra per primi. Coraggio, Ron, andiamo! Lo sapevo. Bel colpo, Harry! Hai trovato le gelatine che ci servivano! La parola d'ordine per il ritratto è antilupo! Grazie per le gelatine, Harry! Cercheremo di farne buon uso! Hai sentito anche tu le voci che parlano di un mostro che si aggira da queste parti? Puzza più dei calzini di nostro fratello Percy! E non è facile! Huh?
antilupo! Giove! Ce l'hai fatta, giovane Grifondoro! Credo che qualcuno stia cercando di rubare la pietra filosofale. Harry, so che sei coraggioso, ma promettimi che sarai molto prudente. Nel frattempo, le clessidre che indicano i punti delle case si stanno lentamente riempiendo. Corvo Nero. Tasso Rosso. Serpe Verde. Grifondoro. Serpe Verde è la casa che ha accumulato più punti. La competizione fra le case diventa sempre più accesa. Avrebbe potuto chiamare questo mostro Fuffi. Ma certo! Harry, ti ricordi? Hagrid ha detto che basta un po' di musica per far addormentare Fuffi. Prova a suonare la melodia di cui ha parlato Hagrid, così da far addormentare tutte e tre le teste di Fuffi. Sii prudente, mi raccomando. Sembra molto feroce.